Via Parroco Patanè, chiamo ma non risponde nessuno, qualcosa sta scoppiando. Questo è il post di una mascalese che nei giorni scorsi su un gruppo Facebook denunziata ha dato il via ad una lunghissima serie di commenti di denuncia sull'allarme incendi e rifiuti annunziata di Mascali. Già dalla scorsa settimana infatti in via Arcivescovo Parroco Patanè sono continui gli incendi appiccati alle micro discariche che stazionano da mesi nella via in questione. L'incendio della sera del 9 luglio è stato sicuramente il più corposo. A partire dalle 20 il fuoco si è sviluppato in maniera via via sempre più massiccia. Diverse le chiamate inoltrate dai residenti al 115, seriamente preoccupati di respirare amianto e diossina, ma in un periodo in cui le chiamate d'emergenza sono continue, visti molteplici incendi che in questi giorni bruciano la Sicilia e i mezzi e l'organico dei vigili del fuoco sempre più sottodimensionato, gli interventi non possono essere immediati. Ecco che in poche ore i focolai e i cumuli di rifiuti raggiungono vasta portata, tanto da far sviluppare un grosso incendio che ha interessato anche tutta la vegetazione della sciara in cui ricade la microdiscarica. Ma a parte gli atti vandalici, i cittadini di Mascheli sono ormai stanchi di una situazione insostenibile, la mancata rimozione delle ampie microdiscariche che costellano Via Parroco Patanè, più volte denunciate. Non solo cumuli di rifiuti, scarti edili, copertoni, suppellettili, la vera emergenza è l'eternit sbriciolato che soggetto a combustione diventa ancora più pericoloso e cancerogeno. Sul social i cittadini hanno richiamato l'attenzione di alcuni consiglieri comunali di Mascali affinché agiscano in tempi rapidissimi. A commentare è stato il consigliere comunale Laura Di Bella che ha detto di aver sollevato il problema e che alla fine del mese inizieranno i lavori di rimozione dei rifiuti in via Patanè e Agata Cardillo che ha protocollato un'interrogazione in merito alla disastrosa situazione dei rifiuti incendiati nella frazione dinunziata, ma i residenti rispondono che è già troppo tardi, le micro discariche andavano rimosse prima, fine mese è una scadenza troppo lontana per evitare altri roghi, già stamattina infatti come si vede dalle immagini nuovi focolai si stavano sviluppando nella martoriata strada, abbiamo allertato i vigili del fuoco, malaria è già irrespirabile, di buon mattino. I cittadini non tollerano più questa situazione e chiedono a gran voce all'amministrazione comunale di occuparsi della rimozione delle micro discariche e dell'installazione di un impianto di videosorveglianza per risolvere il problema alla radice una volta per tutte.